Quando si cambiano le corde in metallo, bisogna avere alcune accortezze per evitare di avere troppa poca corda sul pirolo. Dopo aver inserito la corda nel foro e nel pirolo, ma prima di accordarla, è importante tirarla fino all'ottava superiore. In questa fase, infatti, la corda è abbastanza elastica. La meccanica dei pedali, che viene a contatto con la corda, può creare dei piccoli rumori fastidiosi. Questo accade quando la corda, che sia in metallo, budello o nylon, fa attrito col metallo della meccanica. Per eliminare completamente questo tipo di rumore, è sufficiente lubrificare la parte della meccanica coinvolta con del semplice sapone solido o della vasellina. Non esagerare, non vorrai che le tue corde si sporchino. Questo trucco lo puoi usare anche sulle levette dell'arpa celtica, il cui spostamento crea spesso rumori non voluti. A forza di ripiegare i pedali per gli spostamenti, è normale che il bullone si allenti. Oppure, se lo strumento è nuovo, potrebbero essere troppo duri da piegare. In questo caso, serviti di una brugola per allentare o stringere il bullone.